preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare chi spiove. Preferisco così, che non c'è niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, rose e fiore. La vita è come, ecco, diciamo che la vita è come l'acqua della giovinezza, che tu la impasti con la sabbia dell'esperienza e impasti, vedi, e pensi che venga fuori chissà che cosa, invece niente, diventa dura, cemento armato di vita amara che ti si attacca addosso e tu stai lì come a un muro che aspetta solo di crollare rovinosamente. Cazzo, che bel paragone. Io, onestamente, nell'ambito dei paragoni cementizi me la cavo. Rimango nel mio ramo, ma mi esprimo bene. Io, se non avessi fatto il muratore, avrei fatto l'oratore. Che dico l'oratore? L'attore. Che qua è la stessa cosa che fare il muratore, no? Solo che invece dei mattoni lo mette le parole, no? Le unisce, le costruisce, e pensi che venga fuori una cosa bella, no? Fatta bene, fatta proprio a filo. E sa chi costruisce questi grandi palazzi, pieni di palaustre, fregi, ghire e gori, ma poi, se guardi bene, da un colpo pilone, crollano, sono costruiti su niente, sono delle fregature ornamentalate. E poi sa invece chi mette sempre i mattoni alla stessa maniera, fa sempre quello che dice il capomastro. E nascono quelle grandi case di periferie, brutte, grigie, no? Un poco come la televisione.
È la stessa cosa. E sembro lo stesso mattone di faccio di culo, con cui tu costruisci un muro di faccio di culo. È un palazzo di 10 piani di faccio di culo. È una rete di faccio di culo, è una trasmissione di faccio di culo, è un palinsesto di faccio di culo. E così via. Di culo. E poi invece Sacchi costruisce una cosa bella, piccola, fatta. Tu entri in questa casa fatta di matto, cioè di parole, no? E entri e dici, mo è bello qua. E stanno i fiori, lo stereo, la musica, e si sente cantare. E dici, e questa è una cosa costruita a piombo. Costruito proprio bene. Mi piacciono queste cose che dico ora da attore, oratore, muratore. Sarà che noi muratori, vivendo sopra le impalcature, vediamo tutto da una prospettiva un poco più alta, filosofa, no? E allora, dai e dai, Badil, Badil, impasto, impasto, io mi sono convinto che la vita non è rose e fiora, ma ci deve stare un posto migliore per noi muratori. Un così, no? Un più di così, un. Che ne so, perché no? Sono matto. No, è che l'altro giorno stavo sopra le impalcature e ho fatto un sonno, mi sono addormentato perché stavo a mangiare il panino con la mortadella. Ma siccome la mortadella tendeva a scivolare per la forza di gravità universale che era unta, ho detto, ma ci metti una spalmata di cemento a tipo maionese, così tiene. Effettivamente la mortadella ha tenuto, però si è un poco impalugata. Ho fatto presa rapida col duodeno, no? Allora mi sono addormentato sopra le impalcature e ho sognato. Che stavo sull'impalcatura a lavorare e a un certo punto arrivava il capomastro, Gegè il fetente. Mi guardava e mi faceva, più su con quale impalcatura, più in alto, più in alto! E allora prendevo un tubo e uno snodo, un altro tubo, un altro snodo, e l'impalcatura saliva, 100, 200 piani, e arrivava fino a sopra le nuvole, come quella volta che ho preso l'aereo per andare a Foggia, che molestamente ho vomitato 3 volte, però ho visto le nuvole fuori che erano bellissime, che c'entro fatto? Così, vabbè, niente. Allora salivo, salivo, a un certo punto arriva altissima l'impalcatura e vedo a Mimino, quello che è caduto dall'impalcatura l'anno scorso ed è morto. Sì, lo so, noi muratori cadiamo dall'impalcatura e moriamo. Lavorassimo sopra la scrivania, cadremo dalla scrivania e non ci faremo male. Ma noi testardi, lavoriamo sopra l'impalcatura. Allora ci faccio, scusi Mimino, ma tu non eri morto? E lui, certo che sono morto. Ah, meno male, pensavo che mi ero rincoglionito e mi sbagliavo. E che vuoi da qua? Sono venuto a chiamare perché ti cerca il capomastro. Ma chi? Giorgio il fetente. Comunque la questura sta al bar a fare le happy hours, mica viene con noi se operai. Se pa... No, fino al 100° piano il capomastro Gegè. Da qua cambia l'appalto. Sta un capomastro nuovo. Vai, si resta là, si chiama Pietro, vai avanti. E vedo uno con la barba bianca in fondo che mi fa con la mano, vieni, vieni. E io voglio andare, però stanno le nuvole, ho paura di cadere. E invece appoggio il piede e sento che tengono. Devono essere di qualche materiale particolare, che so, polistirolo 4H rinforzato, perché tengono bene, rimbalzo. E arrivo da Pietro, che mi guarda e mi fa, caro Pino, benvenuto. E io mi commuovo, perché di solito i capomastri da noi sanno, ah, stai qua, brutta testa di cazzo, dove cazzo eri finito? Vai a lavorare tutti i tuoi compagni, ruba soldi. Invece questo mi guarda e mi fa, benvenuto. Allora ci dico, signor Pietro, mi ha fatto chiamare. Sì, vedi, carabino, perché qui abbiamo tutto. Abbiamo i filosofi, i poeti, gli architetti, gli scrittori, ma quando c'è un piccolo problema pratico, quando si rompe qualcosa, spariscono tutti. Ora, la fetica della porta, quella è la famosa porta. No, ci dico io, però la porta, la vedete, è grande, bella, tenuta in mezzo a due colonne fatte di alabastro puro, bella qualità, alta almeno 16 metri e 4 di slargo, e sopra questa scritta Eden. Sarà una discoteca? Non è una discoteca. Io scuso, Pietro. Pino, quella è la porta, la famosa porta, Pino. Maestro, scusi. Na na na, chi non è store. Dai, Pino. Na na na, chi non è scusi, maestro, ignorante Pino, non ci posso. Pino, quella è la porta, la famosa porta, capisci? Perché quella porta adesso si è scassata, qua bussano tutti, no oggi, no domani, la porta si è scassata, noi facciamo entrare tutti. Anche il capomastro, ci chiedo io, anche i capelli. Perché vedi, sotto, laggiù, quali fiamme, quali inferno, quali dannazione, tutto finto. Invece qua, no oggi, no domani, l'Effensporo si è scassata e non sappiamo più come fare. Incicabili esclami, davamenti, fiamme, dannazioni, però ci dico, guarda, sapete, la porta l'ho vista, diciamo, per la parte murature, la parte cardine, me la posso vedere io, ma per la parte porta propriamente detta, ci vuole un falegname. Quello ce l'abbiamo, dice lui. È il papà del capo,
E arriva uno con la barba grigia, fa piacere, sono Giuseppe, si fa un bel lavoro assieme, eh? E io ci dico, sì. E iniziamo a camminare, camminiamo, andiamo verso la porta, e la gente ci guarda, e sorride, e applaude. Una signora vestita di bianco mi manda un bacio. E io allora capisco che là il nostro lavoro è importante, perché lo sappiamo fare bene. Allora ci dico, Giuseppe, noi facciamo un bel lavoro. Lui dico, sì, mi fa da Arimatea, perché? No, perché c'è un cugino da Arimatea, si chiama Carmelo Pinto, lo conosci? No, non lo conosco, vabbè, andiamo a bere, vai più sbattire. E andiamo a fare il nostro lavoro, verso la porta, e tiriamo fuori i nostri strumenti. Fila a piombo che va giù verso le nuvole, e iniziamo a fare proprio un bel lavoro, così come in cielo, così come in terra, perché là il nostro lavoro è importante. A un certo punto arriva un biondino, mi pare, Gabriele, come si chiama, e ci porta due panini con la mortadella e un bicchiere di vino, che Giuseppe non beve. Allora, io mangio un poco e ci dico, Giuseppe, ora riposo un attimo e poi riprendiamo a fare il nostro lavoro, che è importante. Sì, ma stai attento, perché se cadi da qui è più alto che sulle impalcature, eh? Vabbè, che c'è? Non so mai capito io dalle impalcature. Sei sicuro? Giuseppe, non so mai capito dalle impalcature, sono tipo io. E ride, Giuseppe. E in quel momento si sente cantare e passa un aeroplano. No. È un branco di cicogne, bellissimo. Oh, sta uno uguale a Fausto Coppi, mo. E uno uguale a mia nonna Carmela da giovane, no. E si sente cantare, e sta la musica, e la mortadella galleggia come se fosse fatta d'aria. E il vino è fresco. Allora ci dico, Giuseppe, no, veramente, mi faccio una mezz'ora e poi riprendiamo a fare il nostro lavoro, qui qua, il nostro lavoro è importante, dobbiamo fare proprio un bel lavoro così, cominciare così, il nostro lavoro è importante. Allora vedete che la vita non è rosa e fiore, ma ci deve stare un posto migliore per noi moratori. Non svegliatevi, c'è. Oh.
arrivato al punto, adesso io mi siedo, non ci sono rivincite, dubbi né incertezze, ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze, anche gli angeli, la vita a volte sa e si sfogano. Sofferenza nunca è finita, così cancella tutto e gli nasce un fiore sopra un fatto pronto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sui zigomi, forse un po' di stacchi. Altro giorno senza sole, senza luna, senza il colore di una stagione, senza neve e senza gradini, solo fumo e cenere. È una lunga scala di pietra di cui io sono solo uno scalino. Sotto, laggiù, un ingorgo di anime confuse e stanche, anche belle anime. Ma qui questo aggettivo bello non è consentito. E io, Astaroth, da 1000 anni sono qui e giudico. Sono stanco di questo. Ma giudicare, dare premi, salvazioni, condanne e roghi sembra essere l'unico motivo per cui tutto questo è stato creato. C'eri incolpevoli e puri lassù e palude dannata qua giù. E il gran formicaio sulla terra che pensa a noi confuso, sente i loro pensieri ammorbarmi la testa. Cosa ci sarà laggiù? Sarà come noi? Sarà meglio di noi? E cosa ci sarà dopo? Quanto domani ha ucciso quel dopo? Quanta noia, inutilità e delitti e rinunce prima, aspettando un dopo che metta tutto in fila, che metta tutto in ordine. Alunni di una scuola miserevole che la maestra libera di colpo dopo averli non confortati ma spaventati e torturati. Perdonate, clienti miei, che noi vecchi diavoli siamo così. Borbottiamo scenari oscuri, minacciamo tormenti, ma fa tutto parte della grande sinfonia. Anche sulla terra ci sono i profeti di sventura, ma c'è anche la fortuna, il destino, il gioco del lotto, il buon governo, l'amore eterno. Ai, come vi piace questo aggettivo? Eterno! Come si vede che conoscete un tempo piccolo. Non la misura tremenda di questa parola, eternità. Ma come ci sono i profeti di Ventura, così c'è chi, come me, deve parlarvi del male. Come se non lo conosceste. Come se non foste pronti ad ospitare dentro di voi ogni giorno 100 diavoli. Ma il trucco funziona. E quindi... Io sono il male. E basterà per evitare il male. E non diventiate uguali a me. Ma perché non posso stare seduto sulla veranda della mia casa in campagna ad ascoltare i grilli? I grilli, neri e ciechi, piccoli diavoletti violinisti, suonano la loro serenata e poi muoiono. E i corpi non vengono trovati, no? Chi di voi ha mai visto un grillo morto? O un cimitero di grilli? Dove vanno a finire queste creature assai più numerose di voi umani? C'è un paradiso per grilli, c'è un inferno. Ma l'inferno?
Una giornata di una qualsiasi guerra contiene più orrore di ogni inferno mai disegnato, ho pensato. Ma questa è la loro vendetta, lasciarmi qui seduto a giudicare e a tormentarvi, io che vorrei scendere sulla terra e dannarvi, sbranarvi e aiutarvi. Sono qui condannato a esterilire in un lungo lamento. È lungo il lamento, e passa di bocca in bocca. Ho conosciuto un sacco di cose, io ho visto Torquemada, era un cretino totale. Le streghe, quelle le riconosci subito, al primo sguardo. I dittatori sono piccoli psicopatici per lo più. Però non si sa perché la gente ama essere governata da chi gli assomiglia un po'. Volete sapere cos'è successo lassù, nei cieli incolpevoli, quando volava l'aereo di Hiroshima? Cantavano, facevano spazio, mettevano brandine e cantavano. Nessuno di loro ha mosso un dito, esattamente come da voi laggiù. Se ti tagliassero a pezzetti il vento lì raccoglierebbe regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suona una soglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso, ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Ho parlato, ho disobbedito ancora, ma che io creda o non creda, che io sia creatura vera o immaginaria, tra Dio e gli uomini sceglierò sempre gli uomini, come ho già fatto una volta. Questo soffro. Non sono io ad aver diviso o spezzato. Io ho visto l'infinita varietà meravigliosa. Per questo sono stato condannato, per questo soffro e sono costretto a giudicare, ma non voglio più giudicare. Giudicate voi, dal più alto degli strani celesti. Io darei tutti i prodigi dell'eternità per una preziosa breve vita sulla terra. Da lì, soltanto da lì si possono vedere le eternità, mentre da qui non si vede niente, nessuna vita, non si sentono le voci. E questo silenzio, cieco, indifferente, spietato, quello preferito alla speranza. Lasciate che io torni ai diavoli dubbiosi e confusi che abitano la terra. Giudicate voi, cercate gli altri giudici, altre leggi, altri tribunali in terra o fra le nuvole. Li troverete con facilità. La pietà che vi manca vi aiuterà. Giudicate e continuate a uccidere. E potrete giudicare ancora. C'è silenzio qua giù, ma il silenzio che c'è qua giù è ancora più terribile. Neanche il canto di un grillo. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così lungo, lungo il filo della notte sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare.
spettinata da tutti i venti della sera. E adesso smetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza. Tagliasse a pezzetti il vento lì raccoglierebbe il legno dei rami, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli, il viso, il polline di Dio. Di Dio sorriso, il polline di Dio, di Dio sorriso. Non toccare quelli che è cacca. Andavo in giro, toccavo tutto e lei. Non toccare quelli che è cacca. Io andavo in giro, toccavo tutto e lei. Non toccare quelli che è cacca. A 30 anni l'ho guardata e gli ho chiesto: mamma, in che mondo di merda che hai cresciuto? È il mio cugino, si vede. Il rapporto è sempre stato molto, molto particolare, molto conflittuale. Io ricordo da piccolo, a me piaceva da piccolo andare a giocare a calcio e ricordo ogni volta che dovevo uscire per andare a giocare a pallone con gli amici in cortile, dovevo camminare in punta di piedi, come stessi andando a fare una rapina, che ne so. E lei, ovunque fosse, dove stai andando? Ma sono andato a giocare a calcio. Non correre! Mamma, sono andato a giocare a calcio. E non sudare! Mamma, ma il gioco del calcio si passa sul correre e sul sudare. Mettiti il maglione! Mamma, è il 14 agosto. E io dovevo mettere il maglione. Ricordo distintamente 11 bambini che facevano i portieri con il maglione addosso. E poi era sempre stato un rapporto particolare, perché che so, magari ti sbucciavi, no, ti facevi male. E quando ti facevi male non era il dolore quello a cui pensavi, ma quello che sarebbe accaduto quando tornavi a casa. E allora tu cercavi di rientrare in casa come hai riuscito, di soppiatto alla Lupin. Il problema è che c'avevi il ginocchio che stava sanguinando e praticamente lasciavi le orme ovunque tu andassi. Allora, mentre eri quasi arrivato, eri già pronto. Adesso mi spoglio, mi medico, poi pulisco tutto. Senti. Bene! Mamma, napoletano. Che è successo? Senti, mamma, mi sono sbucciato il ginocchio a calcio. E quando viene tuo padre, il resto? Che è una cosa che io non ho mai capito. Il resto di che cosa? Già mi sono fatto male. Poi crescendo il rapporto, diciamo, è rimasto più o meno sullo stesso piano. Quando ho iniziato a partire per i villaggi turistici tanti anni fa, la valigia ho cominciato a farmela da solo. Lei apriva
sapeva essere chiusa in quel momento perché tu stavi facendo qualcosa di losco, tipo rifarti una valigia. Apriva, ti guardava e ti chiedeva: hai preso le mutande? Sì, ma le ho prese le mutande. E le hai stirate? No, ma non le ho stirate le mutande perché... E se succede qualcosa? Allora io ho pensato, no, un giorno sono in giro e corna facendo, cado, faccio un incidente, mi faccio male, arriva l'ambulanza, mi carica e mentre cercano di spogliarmi, mettendomi sul lettino, il medico guarda le mutande squalcite in faccia, le mutande squalcite, facciamolo morire. E poi il ricordo torna sempre a quando eravamo piccolini e si facevano le marachelle, allora si chiamavano marachelle, adesso al massimo si spacca un joypad della PlayStation, all'epoca si chiamavano le marachelle. E allora lei, che sapeva che eri stato tu, cominciava a inseguirti con le sue Dr. Scholl's taglia 41 da legno. E tu cercavi di scappare nell'unico posto sicuro che conoscevi, il tavolo ovale del soggiorno. Otondo, ma chi di noi non ha avuto un tavolo ovale, un tavolo tondo in soggiorno? E iniziavi a dire: lei ti seguiva, a un certo punto si fermava, prendeva la sua prima ciabatta e te la tirava e tu alla mano schivata, continuavi a correre, e lei aveva ancora un proiettile in canna, prende la seconda, la sinistra, più difficile, ci riprova e tu niente, schivata. E allora mia madre, con faccia alla Mario Merola nei suoi migliori film, con tono meno drammatico, s'appoggiava con la mano sul tavolo, ti guardava e ti diceva: tu mi vuoi ammazzare tu a me? Ma io ti ammazzo prima io a te. Mo, tu mi vuoi ammazzare tu a me, ma io ti ammazzo prima a te. Ma potevi imparare l'italiano da mia madre io? E poi, stanca, si ritirava nella sua stanza e amava cantare questa canzone. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi me, io mi muoio così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guardo così, seppure tu ti senti morire, e uno mi dice, e non lo fai capire, ma perché? Italiano tuo. Una cosa facciamo mai bene così, a così grande. Vai avanti maestra, perché se no. Chi si è fatta la cifra è finita, maestra vai avanti. Come here, come here.
che tu stesso non sai. Una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, è così grande. Allora, chiaramente mentivo, mia madre è d'accordo, è viva e sa benissimo che la cosa è inventata in parte. Ora, vorrei parlarvi proprio dell'ultimo monologo che, insomma, anche questo tratta di umanità, se vogliamo. Non so quanti di voi sanno che percorso deve fare un attore per arrivare al mondo del cinema. Quanti di voi lo sanno? Perfetto. No, perché obiettivamente non lo so manco io, però si può immaginare, diciamo, ecco, ma non è vero. Allora, chiaramente se un attore sta qua a Roma, non dico che sia più avvantaggiato, però ha delle probabilità in più, c'ha le agenzie, si cerca un agente, se lo trova e gli va bene, l'agente gli procura i provini, lui va, se è buono vale, va. Al sud non ci stanno le agenzie, la tua agenzia sei tu. Per cui quella che vorrei raccontarvi, con la mia camicia stretta che non mi va più, penso del birre a pranzo, Giovanni Peroni è stata quella, è la mia mattinata tipica da quando mi sono convinto di essere un attore. Perché il problema non è convincere te, che lo sai, ma gli altri che non lo vogliono sapere. Dobbiamo lavorare un po' di immaginazione, no? Questa è la mia stanza. Senza i musicisti, chiaramente, dici che è una stanza affollata. Oh. Allora, lì c'è la porta, accanto alla porta c'è il mio computer, sulla scrivania, naturalmente, non è che sta appeso in aria. Oh, accanto al computer c'è la mia tastiera, modello Roland D50, sulla quale mi convinco che so anche suonare e cantare. Perché in fondo, il problema non è convincere te, che lo sai, ma gli altri, che non lo vogliono sapere. Accanto alla tastiera c'è il letto, accanto al letto c'è la chitarra, accanto alla chitarra c'è la finestra. Ovviamente, fuori piove. Facciamoci una foto. Ah, boh, ci piace. Allora, la mattina io mi alzo, accendo il computer, vado in cucina a prendere la mia tazza di caffè latte. Con la mia tazza di caffè latte torno e mi metto a controllare gli oroscopi. Oroscopo di Yahoo.it, oroscopo di Libero.it, oroscopo di Paolo Fox. Cari amici del cancro, è un gran bel periodo per l'amore, per le coppie in crisi, per il singolo a caccia o in attesa di un ritorno di fiamma. Ma lo so, come te lo spiego che dall'amore non me ne sbatte niente, visto che non c'ho una lira? Ma Paolo Fox non mi ascolta, naturalmente, ne lo farà mai. Vabbè, che facciamo? Controlliamo gli indirizzi email. Oh, 11 indirizzi email, 11 password, 11 domande segrete, 2 email. Vabbè, controlliamo la prima. Vuoi sapere come allungare il tuo pene? No, cancella, no. Seconda email, provino per il noto regista Nuccio Giordani. Caspita, Nuccio Giordani. E chi cazzo è Nuccio Giordani? Vabbè, controlliamo lo stesso. Allora, cercasi attore 60 anni per il ruolo del padre. Direi di no. Cercasi attrice, 28 anni, capelli rossi per il ruolo della sorella maggiore. Direi di no, ma giusto per il colore dei capelli. Cercasi attore, età scenica, 15 anni, tratti nordici. Sono io. Vabbè, io mando uguale, tanto nel nulla cosmico. Pipì, mi arriva un'email, fai controllare. Mamma. Sì, perché mia madre mi manda le email. Andiamo a leggere. Ciccio, ha 30 anni. Ciccio, ti volevo chiedere di accendere l'acqua per la pasta per le 12.30. Tipicamente barese, no? Accendere l'acqua. Chiaro e semplice, come dividere l'atomo, voglio dire. Va bene, nel frattempo che aspetto le 12.30, che faccio? Suono tastiera. Don't go changing. Try to play. Vabbè, dopo 10 minuti mi sono rotto le scatole, ho chiesto al PC, niente, che facciamo, sigarette, piove, allora vado in corridoio, prendo l'ombrello, torno in camera, salto il letto, apro la finestra, apro l'ombrello, accendo la sigaretta e mi metto a fumare sul davanzale della mia finestra. La signora, che tutti i giorni viene a pregare la statua dei Santi Medici che c'è nel mio cortile, che piove o che nevichi, mi guarda e mi fa,
Joao! E ci sta a fare Mary Poppins? Finiamo la sigaretta, chiudo la finestra, chiudo l'ombra, chiudo la finestra, chiudo la PC, niente, che facciamo, che facciamo? Chitarra, chitarra. 1, 2, 3, e tanto non la so, chiedo al PC, niente, e che facciamo? Tastiera, tastiera. Sono scinti, to try to please me. Niente, 12 c'è ancora niente, che facciamo? Sigaretta, l'ombrella, apri la finestra, apri l'ombrella, accende la sigaretta, lui, sì, signor Mary Poppins, così. Chiude la finestra, spegne la sigaretta, chiude l'ombrella, chiude la PC, niente, che facciamo? Adesso la vedo, chitarra, 1, 2, 3, e 12:30, vado per la pasta. Mi squilla il telefono. Numero sconosciuto. E mi stanno chiamando per il film. No, vabbè, questa è la volta a fondo, qualche offerta. No, questa è lei che vuole litigare. No, questa è la mia madre. Pronto, ma scusi un attimo, per piacere, che non sto capendo niente, scusa. Di chi è sto telefono? Ma che figuraccia, stiamo a Roma, le cose. Grazie, sei gentile. Scusa se esistiamo, se diamo fastidio, ce lo dici? Grazie. Pronto, mamma, si l'ho accesa l'acqua per... Signor Giordani? Che cazzo è? No, Radio Maria, quella prende dappertutto, signor Giordani. Sabe? Sì, sono io. Assolutamente, certo. Nordico, proprio sì, biondo, alto, occhi chiari. Ivan Draghi, ce la presenta, qua ti spiace in tuo. Sì, se posso dopo domani. Assolutamente. Cioè, quanto sono alto? 1,80. E 70. Cioè, sono giusto, signor Giordani. Certo, come? Sì, se fumo tutto. Sigari, sigarette, tabacco, pipo, gerani, marijuana, quello che capita, insomma, sì. Guardi, se mi dà un momento io segno sul palmare. Sì, il palmare, un attimo. Mi dica! Allora, dopodomani Cineporto di Bari, ore 12:30, tutto il mondo gira intorno alle 12:30. No, poi le spiego una sera lunga. Va benissimo, ossequia la signora. No, salve. Ma, quando torni... Non salire, la pasta l'ho buttata, virgola, in tutti i sensi. Mangiamo fuori. Firmato qui. Ciccio. La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta può essere meravigliosa. Vita d'artista. Vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo, ed un pezzo di pane, senza una donna, che vita da cane, vita di noia, di creatività. Vita in catene, la copa di Notre Dame, libertà, vita ai confini, di chi arriva e chi parte, rumore che cambia, e la testa su Marte, vita d'artista. Sino ai folli, sempre sull'orlo dei loro sogni, dove la vita è un contorno indeciso tra il giorno e la notte, tra il pianto ed il riso. Vivo d'artista, quasi da sempre, con questo nome che...
per uno che a casa non può ritornare, ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i sapristi tenuti di spalle, fuori dal mondo non si rimane, schiavi del cuore un pezzo di pane. L'artista, senza illusioni, vivendo i sogni delle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia. Vita d'artista, pensai folli, sempre nel dubbio, che a volte scioglie come mascherine o belle disane, vivere d'arte, che scusa abbiamo noi, che vita da cane. L'ultima mazzata? Vivo d'artista, quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare, per uno che a casa non può ritornare, ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i artisti tenuti di spalle, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore, un pezzo di pane, ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i artisti tenuti di spalle, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore, un pezzo di pane. All'alto, il maestro non si vede piano.